Bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Baruccia Sims e oggi siamo di nuovo qui ragazzi con un nuovo episodio della nostra Legacy Challenge. Bentornati ragazzi in casa Redfield. Allora dunque la nostra Ada è qui che si sta allenando ma dovrà smettere praticamente immediatamente perché... Qualcuno sta piangendo ed è la sua piccolina, la piccola Lisa che deve... Cambiare assolutamente a cui, anzi, deve cambiare assolutamente il pannolino. Poi dovrà anche nutrire le sue bimbe perché, ragazzi, eh, è proprio il caso di farlo. Nel frattempo, dove sono tutti gli altri? Stanno facendo, ragazzi, colazione. O, meglio, stavano facendo colazione. Qualcuno qua se l'ha svegnata. Che cosa state facendo? No, ti devi mettere seduto, caro, perché tua moglie deve parlarti di qualcosa. Forza. Ok, mentre tu, cara mia, potresti sparecchiare e riporre. Intanto fatemi vedere lei cosa sta... Ah, lei ha lavato qua i piatti, perfetto. Allora, visto che il divertimento e la socialità sono a dir poco ehm, terribili, facciamo... Ehm, facciamo che per il momento ti guardi un canale... Vai. E poi dopo ti raggiungerà anche Ingrid. Sicuramente il nostro demon, ragazzi, è qui che sta chattando. Noi sappiamo bene con chi, vero? Ve l'avevo detto già, ragazzi, qualche episodio fa, o l'ultimo, non mi ricordo. Vabbè, fatto sta, ve l'avevo detto. La nostra ha avuto in mente una bella idea, ragazzi. Ora, oh, giunto il livello 4 di genitorialità ha avuto, dicevo, una, una brillante idea perché Ada comunque è tornata a vivere a casa con loro, no? Sappiamo mentre invece Adrian è rimasto, ragazzo all'università con eh, l'obiettivo di concluderla. Appunto ce la farà, non ce la farà, per ora non ci ha dato saperlo. Fatto sta comunque che la nostra ha avuto una bella idea. E, ehm, per, come dire, portarla, no? Per, insomma, portarla alla luce Deve prima un po' indagare, ecco Ma ovviamente vi pare che questi non si alzano Non si sbaciucchiano, non si cosano, non si E lei, caro? Buongiorno, e lui? Tesoro, buongiorno a te Volevo parlarti di qualcosa E lui, certo Dimmi tutto Hai, per caso, dei programmi per oggi? Intendo, lavorativamente parlando, lui è depresso all'idea, perché dice, ma sai il lavoro ultimamente? Non è che vada granché bene, cioè, mi sembra di aver fatto tutti gli obiettivi che c'erano da fare, eppure non riesco a prendere l'ennesima promozione, eh, lo so, caro mio, è eh, dura per tutti. Eh, mi sento come un ranocchio fuori posto, capisci? E lei, eh, capisco, vedi Ada, in polizia anche, sta facendo carriera, e io, io mi sento come un robot, capisci? Eh? Nessuno capisce i miei sentimenti? Forse il robot sono io, forse il robot sono i mediatori di lavoro, chi lo sa? E lei, eh, sì caro, capisco, in realtà no, eh, beh sì, in realtà nessuno di noi sta capendo, ma vabbè lasciamo stare. E lui, quindi non hai capito tesoro quello che stavo cercando di dirti? Ma, ma no, caro, eh? ho capito perfettamente, e, come noi uguale, cioè nel senso abbiamo capito tutto, per fila e per segno, ma che stai scherzando? Allora dunque... Ehm ma comunque, scusami, non dovevo parlare di questo, vero? Volevi dirmi qualcosa, domandarmi qualcosa e lei, beh, in effetti sì, anche se a questo punto non so se sia il caso e lui, ma no, ma certo dimmi. E vorrei tanto che tu parlassi con lui della temperatura odierna. Perché, ragazzi, come potete vedere fa abbastanza caldo, ma è nuvoloso. È nuvoloso. Quindi io vi dico la verità che all'inizio era un po' arrestia se fare o meno questa cosa, ragazzi. Perché non vorrei che andasse tutto in malora, conoscendo eh, il gioco. Però alla fine mi sono detta: Ma sì, ma, ma facciamolo, ma chi se ne importa. Quindi mh, la nostra, ecco, parlerà della temperatura calda. Eh no, guarda, in realtà io volevo domandarti qualcosa, sapere se avevi da fare, perché vedi, oggi potrebbe piovere, eh, è vero, questo è vero, però mh, ho fiducia e spero che non pioverà. Visto che è una giornata molto molto calda, hai sentito quanto fa caldo, no? Eh, stai indagando tesoro, certo che c'è tesoro mio. Sì, ha un'insicurezza sul suo corpo, ragazzi, non riesco a capire perché, nonostante comunque abbia partorito danno molto per il gioco, intendo, lei ha un fisichetto notevole, quindi tesoro vai qua e eh, fai di nuovo la corsa senza sudare, io ragazzi su di lei invece sto notando dei bug mistici che ci sono a tratti, cioè ci sono, non ci sono in lontananza ci sono ti avvicini non ci sono comunque ragazzi cose inquietanti. Quindi vieni qui per cortesia, guarda il canale attuale e contemporaneamente magari scambi quattro chiacchiere con lei, per esempio, potreste non insultare l'esistenza, tesoro mio, adesso ora non esageriamo, però secondo me lei chiederà a Desdemona cosa ne pensa del comportamento del suo gemello, ovvero di Damon, ragazzi, perché la nostra Ingrid, secondo me, è un'acuta osservatrice, anche più di Ada, secondo me, ragazzi, cioè Ada, come dire, è sempre sul pezzo, lo sappiamo, è bella sveglia, ragazzi, è tutto quello che volete, però Ada, diciamo che um, è sul pezzo, fra virgolette, perché è un po' paranoica dopo ciò che è accaduto, no? Nel, nel suo passato, comunque quando era una ragazzina, ragazzi. Ecco, vedete il bug? Quando poi ti avvicini invece il bug non c'è. Ma guardate che anche tante sta cosa, comunque vabbè. E, no, no, e no. invece Ingrid, ragazzi, è proprio così, è in modo naturale. È proprio sveglia, molto molto sveglia. Ripeto, non che Ada non lo sia, ragazzi, ma lei ha quel, qualcosina in più. E lei sta dicendo: Sai, non vorrei fare una lamata, ma volevo organizzare una festicciola in onore di Ada. E delle bambine, ovviamente. Ma tesoro, è una cosa fantastica! Certo, sono d'accordo! Vorresti invitare la famiglia, immagino? Beh. Io potevo occuparmi del cibo. Una bella grigliata, che ne pensi? Beh sì, sarebbe un'idea carina, in effetti. Comunque, sì, volevo invitare mia sorella, sai, le ragazze, insomma, un po' tutti. Senza, magari, una cena troppo impegnativa, come hai detto tu, una bella grigliata? Eh, e stiamo in piscina, che ne pensi? Non è un'idea fantastica? Ma sì, potremmo giocare anche, che ne so, fare qualche evento sportivo. La reazione di sua moglie dice: Questo si sta impazzendo? No, tesoro. Ma... Eh sì, magari perché no? <ride> magari possiamo nuotare, eh? <ride> Visto che c'è la piscina. <ride> certo, voi sì che siete due burloni, ragazzi. Mi fate veramente ammazzare dalle risate. Allora, basta così. E quindi sì, il piano di oggi è appunto organizzare qualcosa in onore di Ada, ragazzi. E delle piccole, perché comunque lei è tornata da poco. E... Um... Insomma, tutta la sua famiglia non ha ancora avuto modo di conoscere, fai una doccia riflessiva perché immagino lei stia pensando intanto all'organizzazione del, della festicciola. Non hanno avuto ancora modo di conoscere appunto la piccola. Anche lui farà più o meno la stessa cosa, ragazzi. Secondo me, stanno lì entrambi a pensare, eh, a riflettere, eccetera. Lei è qui, ma secondo me, ragazzi, un po' eh, sono i complessi, magari perché sapete ha partorito, lei vuole sempre vedersi in forma. Ragazzi, non so cosa abbia da lamentarsi, però va bene e un po' è quello, magari sapete le insicurezze un po' dopo che mh, dopo il parto, non so, insomma, queste cose così, poi devi mangiare qualcosa, tesoro, perché insomma, necessiti e un po' perché secondo me, ragazzi, le mancate Adrian, comunque che mh... È sempre molto positivo a differenza di Ada, no? Avete visto? Adriana è un carattere molto, ripeto, positivo, molto ottimista. Eh, tende comunque veramente a non vedere mai i problemi. Non perché non li veda, ragazzi, ma tende sempre a cercare di vederli nel modo più positivo possibile. Uh -huh. E quindi ora lei, appunto, indagherà. Nel frattempo, io voglio provare a fare una cosa, ragazzi. Scusate perché dopo l'aggiornamento, magari c'è anche soltanto un oggetto può creare tra virgolette un piccolo bug vediamo se lo fa anche con gli altri abiti ecco vediamo quindi in quell'abito ragazzi magari non è stata perfettamente fissata la maglia o qualcosa e quindi fa questo scherzetto allora, lei si siede qui no? stanno entrambe guardando va bene ora smetteranno di guardare però per favore sedetevi no. sedetevi però sedute A cuccia. Non è venuto a colazione neanche questa mattina, ma sta bene? Ma sì, lo sai, lui è un po' orso. Ovviamente, ragazzi, lei non dice a Ingrid, nonostante abbiano un rapporto meraviglioso, non se la sente comunque, fra virgolette, di smascherare il fratello, perché lei è consapevole del fatto che il fratello magari non al 100% che sia un vampiro però che il fratello abbia contratto la malattia di sua madre perché vi ricordo ragazzi che così è stato raccontato ai ragazzi Damon sa qual è la verità e non ha ancora magari approfondito proprio al 100% con Desdemona ragazzi l'argomento, tutto ciò che, che comporta lei sicuramente ragazzi qualcosa avrà intuito perché ora non, ovviamente non è una sciocca però diciamo che non è informata ecco come lui Sai io non so cosa faccia. Io comunque stavo pensando di iniziare a dipingere qualcosa. Beh, la pittura è un'ottima idea! Potremmo farlo insieme. Sta dicendo lei: Che c'è? Chi è che ti chiama? Fatima. Ci piacerebbe molto che entrassi nel club accordi maggiori che ne pensi? No, grazie, non mi interessa. Eh, è la verità? Non ci interessa. Quindi, cara mia, voi sbrigatevi a finire perché poi dobbiamo in qualche modo, come dire, organizzarci. No? Um... Perché no? Potremmo magari fare un viaggio e andare magari alla ricerca di qualche museo quando saremo un po' più grandi? Non sarebbe fantastico lei o oh, sì, lo sarebbe? Ci sarò brilli di luce proprio, ok? E poi lo sai comunque, non c'è da preoccuparsi, lui sarà sicuramente chiuso in una stanza a giocare, a che lei ragazzi, secondo me, comunque qualcosa domanderà, cioè, le dirà ma... Tu hai notato che comunque ultimamente è molto strano. Passa tutto quel tempo al computer. Insomma, era già orso di suo. Però adesso si isola ancora di più. Siamo migliori amici, ok? E lei dice... Eh sì, è vera, hai ragione. Ma lo sai, Damon è fatto così. Sì, ma mi sembra peggiorato però ultimamente. E lei, ragazzi, vedete... Comunque, effettivamente ha notato anche lei questa cosa. Però, in effetti, sai... Hai ragione, non posso dire che non sia così. Ma lo sai, è un orso, lo è sempre stato, fin da bambino, lui è fatto così. Tende a essere molto solitario. Io ho avuto un'idea. Non pensi che dovremmo coinvolgerlo? Intendi nel viaggio? Eh, magari sì, un domani anche nel viaggio, non so se potrà interessarli. Però, dicevo, non lo so, potremmo organizzare qualcosa? Eh? Solo noi tre? uscire, andare al cinema a fare qualcosa? Ma sai che sarebbe un'idea meravigliosa, mi piacerebbe tantissimo. Sì, certo. La trovo un'idea fantastica. Magari non mangiamo fuori, perché lei ragazzi sa che suo fratello non mangerebbe, diciamo, il cibo naturale, classico. Però un po' di tempo all'aria aperta, è un'idea fantastica, eccezionale. Beh sì, magari dovresti essere tu a proporglielo, sai, lui con te, insomma, voi avete un rapporto... Diverso, sì, certo. Anzi, sai che ti dico? Gliene vado a parlare immediatamente, sta dicendo lei. Uh, ok, perfetto, quindi basta così. E secondo me lei, proprio perché ragazzi, in parte vuole capire suo fratello che cosa sta facendo chiuso qua dentro. E in parte perché ragazzi, effettivamente l'idea di Ingrid non le dispiace proprio per niente. Comunque, anche lei, a causa un fra virgolette, anche ragazzi in modo indiretto, ma a causa di suo fratello, anche lei comunque è. Ehm, sempre chiusa in casa. Comunque, no? Allora, facciamo. No, non vendere niente. Facciamo. raccogli tutto. Vai a occuparti. Lei dice: Mi trovi in giardino per qualsiasi cosa? Perché sì, vai a occuparti del giardino. Tesoro mio? No. No, direi che non è proprio il caso. Quindi, cambiati d'abito. Devi metterti qualcosa. Insomma. Addi adatto perché ecco ora inizia a fare veramente caldino. Quindi indossa questo, e tu, caro mio, che ti sei messo? Ma perché con questo lavoro ti stai ossessionando, mio caro. Non preoccuparti, andrà tutto bene allora indossa quello che vuoi. Riprenditi un momentino perché direi che ne hai bisogno, quindi fatti un discorso esortativo per non farti vedere dalla tua famiglia in queste condizioni, mentre lei invece, ragazzi, anzi lei ragazzi ovviamente fa usa e disinfetta, perché conoscendo come è fatta Ada, ragazzi assolutamente usa e disinfetta. Dopodiché, vuoi fare un bagno? Ma sì, fai un bel bagno, dai. Mentre invece la nostra, ragazzi, cosa farà? Uscirà qui fuori perché non vuole, insomma, no, subito svelare che tutti, insomma, che la figlia scopri il piano perché non vede Ada particolarmente felice in questo periodo. Immagina che ciò dipenda dal fatto appunto che non, eh, non c'è Adrian qui con lei, ragazzi. Quindi, per carità, però, insomma, no, vorrebbe cercare un attimino di. Risollevarle l'umore. Quindi, chiama tua sorella, tesoro, che mh, a trovarla ora e mezzo a questo caos, veramente qualcosa di. Ma che f. Fi... Oddio, ragazzi, non ditemi che non c'è più. Ditemi che non l'ho vista io perché vi prego, o ditemi che è qui nei paraggi. È qui nei paraggi, ditemi di sì, vi supplico. Cioè, non può essere andata anche perché mi sarebbe arrivato un messaggino, ragazzi, perciò. Non può essere. Va bene. Allora, facciamo un'altra un cosa. Ora, io chiamo... Cioè, meglio, io chiamo, le faccio chiamare, ragazzi, non io chiamo. Allora, lei chiamerà suo cognato, facciamo così. Ecco, Mirko. Dicendo appunto... Mirko, ciao caro, si sì, sono io. Cherry, come va? Tutto bene? Per caso avevate impegni? Quest'oggi? Eh, forse sì, qualcuno, tesoro 5.30, ma possiamo, ragazzi, qui aumentare i membri del club? Uh, uh, uh. Sì, possiamo Perfetto Vediamo se ci fa inserire sua sorella, ragazzi Perché io inizio veramente a temere Eccola, tesoro mio Che paura, ok, perfetto Ok. In qualche modo ragazzi riusciremo a organizzare il tutto. Sta dicendo, sai, stavo pensando di organizzare questa festicciola. Insomma, sta raccontando un po' ragazzi ciò che le è venuto in mente. Fatemi vedere, no, tu non sei membro di alcun club. Ok, perfetto. Lei potrà invitare poi la cugina ragazzi. Insomma, in qualche modo organizzeremo 800 club come sempre. Ma ce la faremo, scusi. Lei chi è? Uh, no, nel senso no. Nel senso no, grazie mille. Non è stato un piacere perché vorrei dire di sì, ma non è vero. Se ne vada, mi faccia la cortesia. Via, sciò. E quindi immagino che le abbia risposto: Ma sì, non ti preoccupare, guarda, arriviamo subito. Poi, ovviamente, sente la piccola piangere perché, in quanto nonna, ora ha il super udito da nonna. Vieni qui subito e cambia il pannolino, sporco. Dopodiché falle anche una coccolina. Ah, da pure tu, cara mia. Poi mi raccomando, però non rificcarti sto maglione. Oh, santo cielo, ragazzi. Nel frattempo, tu guarda un po' di tv, riprenditi un secondo. E lei invece qui, eh, che domanderà al fratello, sei impegnato? Quindi chiediamogli un attimino della sua giornata. Il cuore spezzato nel vederlo sempre così, ragazzi. Attaccato a questo computer. Possiamo parlare un secondo? Lui smetterà di chattare perché, ragazzi, ripeto, lui chatta con sua madre non sapendo che in realtà sta chattando con lei. Demon, ti devo parlare. Ah, sei arrivata. Inizio a non vederci più dalla fame. Sì, senti, non sono qui solo per questo. Volevo parlarti di qualcosa e lui. Oh, dimmi, cosa c'è? L'ennesima romanzina perché sono davanti al computer tutto il giorno? Eh sì, in parte c'è anche questo. Ti prego, smettila. Senti, sono grande, ok? La mia vita. ci penso io alla mia vita. Eh, non voglio. Insomma, mettere in piazza i tuoi problemi e urlarli a squarciagola con un megafono, però... Dai, è no. evidente che... <ride> non ti diverti abbastanza, insomma, sembri un orso. <ride> certo, come no. Guarda, ho le lacrime dalle risate per le tue battute. Tesoro, non è una battuta, lo pensa davvero. Comunque, cosa c'è? Dimmi. E lei, ragazzi, insomma, fa... Senti, ho trovato un'amica, ok? Una persona con cui mi piace parlare, ci scambiamo messaggi. Uh, sullo smartphone, tramite lo smartphone. Uh, chattiamo al computer. Che male c'è? Un'amica? Sì. Quindi? Mica solo una, tanti. Lui cerca ragazzi di, no, mascherare la cosa. Uh, tanti, eh, a cui interessa il baseball. Eh? Stavo pensando anche di fondare un club del baseball, figurati un po'. Lei, tu non sei un tipo a cui interessa lo sport. Guarda, è più facile che giochi un ranocchio a baseball piuttosto che giochi tu. Tesoro, sei molto carina. Eh? Dì la verità. Tu sei un orso, una specie di dinosauro. Non faresti mai un club con delle persone per giocare a baseball. Oh, è questo che pensi di me? Eh sì, tesoro, lo pensiamo tutti. Perché, insomma, da sempre tendi a isolarti, insomma, non... no? Apprezzare la compagnia del genere umano e non umano in generale. Oh. Io sono sicura che questa malattia, questa cosa di cui non vuoi parlarmi, ti sta veramente imprigionando in una gabbia di solitudine. Eh, ok, e la tua soluzione sarebbe? avanti, parla. Se sei venuta qui è perché volevi dirmi qualcosa, no? E lei, appunto, dirà ragazzi. Tu. Però tesoro mio, cambiati perché io non posso vederti con questo maglione Sì, sei triste perché hai un maglione quando fanno 800 gradi all'ombra Ok? È per questo che sei triste, Ada, fidati di me Fidati Indossa qualcosa, oh, indossa questo, guarda E vai dalle tue piccoline Poi magari ti mangio anche qualcosa, eh, perché Vedete ragazzi, eh, chiama la linea diretta della tristezza Secondo me ora che è qua chiusa in bagno, lei chiama Adrian ragazzi, mm -mm, lo chiama per sentire come sta, cosa sta facendo, come va l'università, se sente la sua mancanza. Ragazzi comunque erano a contatto H24 e adesso all'improvviso non lo sono più, quindi è normale che eh, soffra e senta la sua mancanza ragazzi. In questo è depresso sempre e comunque, va bene, senti, inizia a occuparti qua mh, della parte culinaria della festa inizia a grigliare facciamo mm, non lo so degli hamburger e poi griglia anche facciamo uh, del pollo grigliato dopodiché verrai qui e mixerai le bevande faremo una mix sforzata di agrumi che c'è qui si amichevole con sherry perfetto mentre invece la nostra sherry organizzerà appunto il raduno convocherà qui Parte della sua famiglia, quindi iniziamo il raduno perché convocherà ragazzi un po' tutti. Ok? Vediamo un attimino poi come riusciamo a incastrarci. Anche tu, tesoro, ehm, la tristezza proprio fatta persona va bene, mi fa molto piacere. Mentre ad qui, chiusa in bagno che parla con il suo amore almeno apparentemente per ora perduto. Nel senso così lontano e poi giusto per placare magari l'appetito. Ti bevi uh, dov'è dov'è dov'è? Un succo d'arancia. E io ragazzi, direi che con l'inizio di questa festicciola, non so uh, come andrà, noi possiamo fermarci qua per questo episodio, perché sì, volevo dedicare il prossimo episodio appunto alla festa. Quindi vediamo un secondo come ce la caveremo. Io convocherò qui tutti, secondo me Ada proverà, una volta che scoprirà, insomma, eh, le intenzioni di sua madre, a invitare qui anche Adrian, ragazzi, perché comunque... No? È una festa dedicata alle sue figlie, quindi ragazzi, secondo me, vuole assolutamente che lui sia presente. Eccatelo eh? qua, questo in bicicletta, ora ragazzi iniziano ad arrivare tutti con le bici, un disastro, io vi dico proprio la verità, questa... Ma come presentazione garbata? Tu? Ma madre assolutamente no ma stiamo scherzando è eh, abbraccia affettuosamente anche lui abbraccia affettuosamente anche lei insomma ragazzi un delirio in nel prossimo episodio io prevedo un delirio e appunto nel prossimo episodio festeggeremo ragazzi eh, con una festicciola in piscina che appunto inizia adesso e mh, che durerà per tutta la sera barra notte barra non so perché poi con The Sims ragazzi sappiamo che è una festa dura magari anche anni e secoli quindi non saprei quanto potrà durare però vabbè direi che intanto noi ragazzi però possiamo fermarci qua per questo episodio se vi è piaciuto ovviamente io vi invito ragazzi a iscrivervi al canale mettere mi piace e lasciare un commento vi ricordo che all'interno della descrizione di ogni video presente nel mio canale potete trovare tutti i vari modi per contattarmi la programmazione dei, del mio canale le mie playlist il link al canale dei miei amici youtuber quindi mi raccomando ragazzi andate in tutti i canali dei miei amici youtuber iscrivetevi attivate le campanelline mettete mi piace ai loro video e lasciate se potete dei commenti perché è sempre comunque un piacere enorme eh, ricevere un riscontro da parte vostra è veramente veramente importante ragazzi quindi se potete mi raccomando cercate davvero di supportare i vostri youtuber preferiti e quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questa festicciola come andrà secondo voi io prevedo il delirio com'è la situazione cosa ve ne sembra della situazione del nostro demon accetterà di uscire con le sue sorelle per una serata un po' diversa di bagordi, di divertimento? Chi lo sa ragazzi? Fatemi sapere cosa ne pensate voi e soprattutto fatemi sapere, vedete dopo che ha parlato con il suo amato è flirtante adesso, bene ok, fatemi sapere cosa ne pensate di Ada perché io la vedo veramente ragazzi molto molto triste lontana dal suo Adrian quindi fatemi sapere cosa ne pensate detto questo io vi saluto, vi auguro una buona giornata, una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando ovviamente come sempre al prossimo, ormai lo sapete bene. Vi auguro anche un fantastico inizio di settimana sul, sul Simmers. E non...